Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di una cosa molto comune nei nostri giorni, le fake news, cioè notizie che non sono vere. Le sentiamo da tutte le parti, apriamo internet, TV, da tutte le parti sono queste notizie non vere. Oggi vi voglio raccontare la prima vera, quindi la più vecchia fake news della storia del karate. Seguitemi. Siamo nel Budokuden di Tokyo, nel lontano 1923. All'interno di questo edificio si svolgevano incontri di ogni tipo, boxer contro lottatori, personaggi strani, quindi siamo indietro, pensate, di 100 anni, quindi personaggi strani, chi lottava judoka contro lottatori a petto nudo, boxer venuti da lontano, erano tutti incontri per guadagnare quattrini, quindi scommesse, era un po' una sorta anche di incontri quasi clandestini. All'interno di questo Budokuden di Tokyo, durante la fase di questi combattimenti sul ring, dal pubblico un tizio alza la mano e chiede di poter sfidare questo attuale campione di quella giornata, un grandissimo boxer venuto da lontano. All'inizio veniva nominato un certo George, poi continuando sul video capirete che non si chiama George ma John Kentel. Era un boxer di una statura molto possente, un picchiatore, un osso duro. Dal pubblico si alza un soggetto, alza la mano e dice: voglio combattere contro quel tizio là. Stupore un po' di tutti. Sei sicuro? Sì, ok, voglio combattere. Salta sul ring questo soggetto, un soggetto veramente strano che passerà alla storia, ve lo racconto. Questo soggetto strano era niente po' di meno che Choki Mutobu, grandissimo karateka. Lui viene da una famiglia reale di Okinawa, molto imparentato addirittura vicino alla famiglia imperiale giapponese. Quando Okinawa è stata ammessa nell'impero giapponese è andato un pochino in decadenza la sua nobiltà, ma ciò non è andato in decadenza il suo fatto di essere stato un grandissimo karateka dello stile di Okinawa. Per una serie di cose, anche per guadagnare un po' di soldi, va nella grande isola, arriva a Tokyo e si imbatte, come vi ho detto prima, in questo combattimento con questo grande pugile che atterrava tutti. Alza la mano, vuole partecipare all'incontro, non ci sono problemi, girano soldi, girano scommesse. Il maestro di karate a quel tempo, vi ricordo che il karate non era poco conosciuto all'interno della grande isola, conoscevano tutti il judo, il sumo, addirittura questa box venuta anche dalla Cina o dalla lontana Russia, sale sul ring e all'insaputa un po' di tutti, perché lui era più piccolino rispetto a questo grande boxer tutto muscoloso, si mette in una guardia strana. Il boxer si innervosisce, si dice addirittura che gli prende il naso, gioca come se fosse un bimbetto, insomma lo prende un po' in giro sto piccoletto. Lui non fa mica tante storie, schiva un po' di colpi di questo veloce boxer, di questo possente boxer, dà un colpo, ora vi spiego poi dopo che colpo, dà un colpo e di mano e butta a terra il boxer a KO. Tutti vedono questo colpo, passa la storia come un colpo dato tra naso e bocca. Invece lui in un'intervista rilasciata anni dopo nel 36 dice che il colpo è stato un colpo alla tempia, che però era talmente veloce che tutti pensavano che fosse stato un colpo in fascia. Da un colpo alla tempia questo boxer va a KO. Salta alla ribalta, apre addirittura un dojo di karate, quindi riesce a ricivolare persone, apre un primo dojo Daidokan a Tokyo e manda alla ribalta il karate, che a quel tempo non era tanto o pochissimo conosciuto. Non poteva fare sfigurare il suo karate perché lui ha sempre detto che era il padre fondatore, cioè quello che veramente da Okinawa ha portato questa nuova ondata di tecniche, questo karate, nella grande isola. Quindi non poteva sfigurare davanti a questo pugile, era sicuro di quello che poteva fare. E infatti ha fatto così, ha buttato in terra il pugile, è passato alla ribalta ed è stato un grande, addirittura ha consentito di aprire questo nuovo dojo a Tokyo. Un problema è un altro, voi dite: ma allora la fake news dov'è? La fake news è questa qua. Nel venire su da Okinawa è venuto su anche un suo conoscente, un famoso maestro di karate, Funakoshi, Gichin Funakoshi, che tutto il mondo conosce. I due ragazzi a Okinawa sono dello stesso anno, c'è 2 anni di differenza di nascita, hanno frequentato gli stessi maestri o quasi stessi maestri, a parte Matsumura che ha insegnato a Mutobu e invece a Funakoshi a Zato Anko e Itosu
Wanku, però gli stili praticamente erano gli stessi. Due personaggi molto diversi. Funakoshi lo sappiamo tutti, a parte il suo trascorso poi da maestro, da insegnante, una persona molto molto diligente, pacata, molto rispettosa delle regole, non strafottente, uno che stava sempre sottotono. Motobu tutta un'altra persona, un po' strafottente, non stava tanto alle regole, non se la sentiva tanto di stare troppo in classe a studiare queste cose qua, insomma un po' un personaggio un po' fuori dalle righe, un po' sbruffone, perché aveva sempre occasione per sfidare il primo malcapitato che voleva alzare un po' la cresta, lui ci dava addosso, insomma era un soggetto anche un po' attaccabrighe, insomma un soggetto un po' così. I due vengono da Okinawa insieme e si ritrovano a Tokyo. Funakoshi ci è andato per presentare il karate all'imperatore, Motobu ci è andato per trovare un pochino più di fortuna. La fake news qual è? Motobu vince l'incontro, ma il giornalista dell'epoca, il redattore della King Magazine, che era una rivista dell'epoca, stiamo parlando degli anni 20, non è come oggi che ci sono video, foto a portata di mano, quindi scrive l'articolo, tra l'altro scrive l'articolo di Motobu scritto male, ma a parte quello mette le foto di chi? Di Funakoshi. Allucinante, mette le foto di un altro maestro, di un'altra persona, di quel Funakoshi che con Motobu non andavano tanto d'accordo già ai tempi di Okinawa. Quindi se lo ritrova a Tokyo, interferisce sul suo successo plateale, perché questo giornalista mette su l'articolo ma mette su le foto di Funakoshi. E qui nasce la prima grande, secondo me, fake news, la più vecchia fake news del karate. E c'è altro da dire, seguitemi. Ci sono voci di corridoio, ma abbastanza fondate, dove si dice che Funakoshi può averci messo lo zampino dentro a questo articolo, perché lui era in buone relazioni con la casa editrice Kodansha di allora, che pubblicava la rivista King Magazine. Quindi lui era in buoni rapporti, ci sta che Funakoshi abbia messo lo zampino per dire ok, vabbè, è successo questa cosa qua, però se non avete proprio immagini mettete le mie. Potrebbe essere andata così, le male lingue. Se no, potrebbe essere stato anche un errore proprio da parte del giornalista, visto che Funakoshi aveva già pubblicato dei suoi libri, magari quello non aveva altre immagini di Motobu, ha messo delle immagini di un karateka, sì, sempre di Okinawa, con sto stile, e ha messo le immagini di Funakoshi. Questo non si saprà mai. Tant'è però che Motobu comunque ha avuto il suo successo, ma anche di riscontro lo ha avuto anche Funakoshi, perché praticamente le immagini erano le sue, ha messo la sua faccia sull'articolo, quindi insomma un qui pro qua della storia, quindi una prima falsa notizia storica del karate. Tra i due poi dopo non è mai scorso un buon sangue, ci sono delle foto in cui si ritraggono insieme, magari su cerimonie diciamo ufficiali dove dovevano stare insieme ad altri maestri per rappresentare lo stile di Okinawa, ma Motobu ha sempre detto che lui era l'unico vero rappresentante dello stile dell'arte okinawese. Lo diceva anche Funakoshi, quindi c'è sempre stato un po' dei qui pro quo fra loro. Nel 1936 Motobu rilascia un'intervista dove a un giornale dell'epoca, Ryukyu Shimpu, che era un quotidiano di Okinawa, dove descrive l'incontro col pugile, quindi questa particolare tecnica che ha fatto. Ci sono già dei video che girano su questo discorso qua, ma sono un po' inesatti perché tutti dicono che l'ha colpito tra naso e bocca, invece lui proprio nell'intervista dice che l'ha colpito alla tempia e ha atterrato questo grande pugile, perché non poteva far sfigurare il karate, come vi ho detto all'inizio di questo video. Tra due non scorrono gran buon sangue, perché Motobu parla male di Funakoshi dicendo che sì, è come una chitarra giapponese, bella fuori, vuota dentro, e l'altro, quando gli parlano di Motobu, faceva sempre una smorfia, una sghignazzata così, rideva sempre sotto i baffi il grande maestro Funakoshi, dicendo che sì, vabbè, Motobu è bravo, si va, è uno sbruffone, attacca brighe, poco di più, a volte dava anche un po' dello ubriacone, quindi insomma tra i due. Il resto è storia. Funakoshi poi sapete che tramite Gigo Funakoshi prende strada nell'università, diventa il grandissimo, addirittura oggigiorno nominato come il grande padre del karate moderno. Motobu anche lui scrive dei libri, ha dei figli, lavora molto bene, però diciamo che la storia non lo appaga come lo dovrebbe appagare. Solo in questi ultimi anni è risaltato fuori il nome di questo Motobu. Motobu è stato un grandissimo, grandissimo karateka e diciamo anche un grandissimo padre fondatore del karate, col suo carattere, ma è sempre sicuramente stato un grande. E c'è qualcos'altro da dire. Diciamo che a
Tokyo. Funakoshi fu molto supportato dal grande Jigoro Kano, dal padre del judo, fu molto supportato, quindi andavano molto d'accordo, e chiaramente avere come biglietto da visita Jigoro Kano, dove in quegli anni il judo era il judo del Giappone, quindi insomma era un bel biglietto da visita, un bel passaporto. Ha supportato più Funakoshi, che Motobu non gli stava tanto simpatico. È nato anche lì una discussione, un qui pro quo, con un allievo judoka che guardava, in un'occasione che guardava storto Motobu, e lui non ha fatto storie. Ha preso questo judoka, allievo di Jigoro Kano, insomma, e gli ha fatto sentire il tappeto. Questo Jigoro Kano non l'ha mai ingoiata questa cosa qua, l'ha presa un po' come una sfida, come un segno di superba, e Motobu l'ha sempre un po' allontanato. Tant'è poi quando diedero al Budokan del Giappone il quinto dan a Funakoshi, ufficializzarono a quei tempi il quinto dan, Motobu disse che se davano il quinto dan a lui, a me dovrebbero dare il decimo, addirittura anche l'undicesimo. Quindi soggetti sempre in conflitto e mai d'accordo, però sono cose molto simpatiche. Arriviamo alla conclusione di questo video, amici. Diciamo che già allora, come oggi, mi sembra che non sia cambiato nulla, cioè parlando veramente in maniera simpatica, anche allora c'era un po' il qui pro quo tra le scuole, tra i maestri, lui danno il quinto, a me dovrebbero dare il sesto, cioè discorsi un po' che si sentono anche oggi, tanto che oggi li facciamo in tastiera, li facciamo online, ai tempi sti qui si confrontavano faccia a faccia e magari nascevano delle questioni molto più importanti. Quindi fake news, scontri un po' tra scuole, tra stili, meglio io, meglio te, insomma queste cose un po' che a distanza ormai di 100 anni risaltano ancora fuori. Se avete qualche cosa voi da scrivere, mi raccomando, aspetto i vostri consigli, fatemi sapere qualche novità, qualcosa mi è scappato, oppure qualche idea che avete voi per fare dei nuovi video, magari vi cito in uno dei miei video, ne sarei molto grato, ok? Quindi un salutone al Tempio Massimo e allenatevi, ciao!